Stoccarda, non poteva esserci miglior rientro nel circuito per Roger Federer. Il 36enne fuori classe svizzero ha vinto infatti la Mercedes Cup, torneo EP 250 dotato di un montepremi pari a 650.000 euro circa che si è concluso sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Lo svizzero, che ora sale a 98 trofei conquistati, dei quali 20 slam, record, ha superato in finale il canadese Miloš Raonic, numero 35 e settimo favorito del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6-3 in poco meno di un'ora e 20 minuti di gioco. Federer festeggia così nel migliore dei modi il ritorno sul trono del ranking GAP, il sorpasso su Rafa Nadal sarà ufficializzato lunedì, sicuro già dopo il successo in semifinale su Nick Kyrgios. Mary rientra. Zero aspettative ma posso ancora vincere, ho sempre pensato che sarei tornato e avrei giocato di nuovo. Mi piacerebbe risalire al vertice ma se non dovesse accadere va bene ugualmente, non è la fine del mondo se non lo faccio. E lo spirito con cui l'ex N.1 del mondo Andy Murray ritorna a giocare dopo 11 mesi e mezzo di stop. Per lo scozzese il primo banco di prova sarà l'erba del Queen's prima di Wimbledon dove ha trionfato nel 2013 e nel 2016. Mi sono allenato bene da un paio di settimane, migliorando giorno dopo giorno. E da una settimana sto giocando dei set, direi 7 o 8 in tutto, compresi i due disputati venerdì contro Cameron Norrie e spiega Murray alla BBC. Ho voluto aspettare il giorno successivo per vedere come mi sentivo. Mi sono fatto controllare dal mio fisioterapista sabato mattina per essere sicuro di non essermi irrigidito e aver perso ogni tipo di mobilità nel fianco, cosa che può accadere quando sei stanco e l'anca è un po' arrabbiata. Non è stato questo il caso, era tutto positivo e ho recuperato abbastanza bene, per cui ho deciso di partecipare al torneo. Non mi aspetto di vincere subito uno slam, ammette Mary. Non inizi a giocare dopo 11 mesi di stop e li vinci, non è così che funziona. Potrebbe essere stato diverso se avessi avuto 4 mesi di duro allenamento e preparazione, ma ci sono stati molti stop e di nuovi inizi per me. Le aspettative sono molto basse in questo momento e rivaluterò i miei obiettivi quando sarò tornato a competere. Utah Serto Gimboch, Krunic batte Flickens in finale, Alexandra Krunic vince l'IBMA Open Grass Court Championships. Torneo TA International con un montepremi di 250.000 dollari disputato sui campi in erba di Hertogenbosch, in Olanda. La serba ha sconfitto in finale in rimonta, col punteggio di 6-7, 0, 7-5 6-1, la belga Kirsten Flickens. Argomenti, tennis protagonisti, Roger Federer copyright riproduzione riservata 17 giugno 2018 precedente successivo.